Masini col Diretti, prego. Grazie, grazie direttore. Tra l'altro sono rare le occasioni in cui diciamo, siamo minoranza culturale, quindi anche diciamo, simpatico per così dire fare qualche riflessione. Il filmato con cui è stato presentato il rapporto evocava insomma, nelle poche slide quel precedente documento noto, La primavera silenziosa, no, della signora Carlson, e tra l'altro è stato anche rievocato adesso La pandemia silenziosa. Devo dire che pensavo che in questi anni fossimo usciti, no, da un dibattito ancora così virulento, tra virgolette, quando anche l'esempio di integrazione istituzionale ci ha fatto riflettere come forse diciamo, il ruolo dei nostri ministeri è più avanti delle nostre forse posizioni in campo così, così opposte. Insomma, il dato però freddo, tra virgolette, fuori da un sistema, che peraltro è emerso anche nel dibattito dei dirigenti massimi delle amministrazioni, è quello diciamo, quantitativo, il 67% delle acque inquinate, quindi abbiamo trovato l'untore. Ora gli untori siamo qui, noi rappresentiamo il 70% dell'agricoltura italiana, ascolto insomma, che siamo anche protagonisti di insomma, affollare le stanze degli ospedali. Quindi insomma, cerchiamo di capire insomma, quali siano le colpe insomma, di questa agricoltura che però insomma, esporta quasi 60 miliardi di euro, nel mondo ci copiano per altri 60 miliardi i prodotti della nostra qualità, è passata forse inosservata la scheda di lettura della dottoressa Cecere su 11.000 campioni nella ricerca dei residui sugli alimenti, oltre il 99% insomma, ne sono privi. Allora questo rapporto è importante perché comunque ci fa riflettere, io ringrazio chiaramente anche per il nostro ascolto, però dovrebbe anche proseguire, a mio avviso, mettendoci nelle condizioni di riflettere su, diciamo, sull'analisi cronologica, cioè proviamo a costruire, dottor Paris, un'altra mappa con i prodotti che non sono più in commercio, perché è chiaro che quello che abbiamo fatto in questi anni è una vera e propria rivoluzione verso la sostenibilità, che io rivendico per l'agricoltura italiana, perché ancora una volta siamo, a livello europeo e internazionale, in una situazione di concorrenza sleale. Lo chiamiamo dumping, lo chiamiamo gold plating, se in questi giorni mi sono permesso di scrivere una lettera al Ministro della Salute dicendo sul riso, sono d'accordo Zaghi che dobbiamo migliorare, no, i parametri, però è anche vero che poi così come per le pere tempo fa, se noi non autorizziamo in questo momento alcune sostanze già autorizzate dalla Grecia, già autorizzate dalla Spagna, mettiamo fuori mercato un pezzo della nostra economia, in Europa, perché già appunto questi paesi hanno autorizzato uno dei pochi diserbanti rimasti. Però se noi utilizzassimo in questo momento sul piano dell'etichetta, che a noi serve per dialogare con il consumatore, una dicitura, arrivando il riso dagli altri paesi, questo prodotto è ottenuto con prodotti fitosanitari vietati in Italia, non sarebbe consentito. Allora chiediamo all'Europa di poter accelerare realmente delle azioni di salvaguardia ambientale di cui i nostri coltivatori, almeno in Italia, sono protagonisti, con dei mezzi di comunicazione. Cioè, cerchiamo di integrare anche la capacità di lettura del dato che non sia soltanto quel 67% di cose vecchie, perché a questo punto quello che vorrei mettere sotto accusa, lo dico anche all'amico Ferroni o lo dico anche a chi magari in questo ministero è favorevole ancora agli OGM, che forse quando sono state autorizzate 25 anni fa delle sostanze, la scienza ha commesso un errore, perché quelle sostanze erano autorizzate e noi le abbiamo legittimamente impiegate, e non vorremmo tuttora commettere anche degli errori nell'utilizzare oggi delle sostanze che magari saranno persistenti e bioaccumulabili. Allora intendiamoci,
Dov'era la scienza quando ha autorizzato quelle sostanze? E dov'è la scienza a livello anche EFSA quando oggi sul glifosate, no, accampa delle obiezioni? Noi con coraggio sui neonicotinoidi pochi giorni fa abbiamo detto viva le api e rinunciamo magari a alcuni elementi di sostegno perché c'è una consapevolezza. Però probabilmente questa consapevolezza non è sicuramente europea. Però siamo in difficoltà quando dobbiamo mettere l'origine sugli alimenti, in etichetta, perché allora diventa concorrenza sleale, informare il consumatore. Questo vorrei che diventasse anche un elemento di valutazione degli esperti di ISPRA, perché non possiamo essere manichei o omeopati, no, nella cura dei problemi dell'economia, che sicuramente è più complessa, perché mi ricordo il caso dei nitrati, ne abbiamo parlato tante volte con il Ministero dell'Ambiente. Allora, noi abbiamo avuto una direttiva europea che ci ha consentito di leggere l'impatto dei nitrati, abbiamo avuto la possibilità di ritagliare delle zone limitando l'impiego degli effluenti in campo, poi ci siamo resi conto che l'agricoltura è una componente marginale dell'inquinamento, però ancora siamo nella difficoltà di, anche con ricerche di ISPRA che sono state avviate, che hanno portato degli elementi indiziari dopo un accordo Stato-Regione, no, a dover chiamare in causa più fonti alternative di inquinamento. Allora accolgo volentieri il fatto che ci siano anche altri soggetti, però tentiamo anche di costruire subito una mappa degli effetti molteplici. Io non avrei molte altre cose diciamo da dire, però ecco, diventa importante evitare anche dal punto di vista della comunicazione di presentare dei dati che possono apparire parziali. Io penso che l'agricoltura biologica sia, insomma, noi la sosteniamo eccetera, però se dicessi che l'ENSE, l'Istituto Nazionale che si occupa di sementi, ha presentato pochi giorni fa un dato in cui l'agricoltura biologica presenta in questo paese 81.000 richieste di deroghe in mancanza di sementi. Non presenterei un caso utile, no, a promuovere l'agricoltura biologica, invece dovrei dire cerchiamo di migliorare la qualità della ricerca in Italia per poter approvvigionare questo settore con delle sementi adeguate. Quindi abbiamo bisogno di sempre lavorare in un sistema anche di riflessione integrato senza cercare immediatamente dei colpevoli di appenderli a un laccio. Io ringrazio il direttore ISPRA perché quest'anno almeno mi sembra che, nonostante, diciamo, l'obiettività del dato, ci sia un elemento di discussione che consente di riavviare, no, una, diciamo, più coerente e coesa discussione. Ringrazio molto per le considerazioni. Ora, tenendo fermo il modello...